sogni miei, momenti vissuti così. Ora sai dentro di me, ricordi che avvolti da un tepore lì nel mio cuore. Chiudo gli occhi ed è così, nella mente come un viaggio, poi va su nell'immensità. Ricordi lì nel mio cuore, ricordi che volano, ricordi che fan parte di me. Nei giorni miei che il tempo trasporta così. Sogni miei che vivono dentro di me, impressi ormai nei giorni miei che il tempo trasporta così. Gentili telespettatrici e gentili telespettatori, buongiorno e ben sintonizzati su Rete 8 VGA Tele Rimini. Tutti voi sapete che in Zir per la Romagna ha una tradizione che è arrivata ai 40 anni. 40 anni di trasmissione, 40 anni in cui abbiamo raccontato la nostra terra, abbiamo raccontato della nostra gente, abbiamo raccontato i nostri borghi, abbiamo raccontato le nostre città, abbiamo raccontato i nostri costumi, le nostre tradizioni, il nostro folklore. Questa sta ancora nella forza di una piccola televisione, ma grande televisione, la seconda in assoluto a livello nazionale, che è Rete 8 VGA Tele Rimini. Insieme al regista Mario Lugli e prima ancora di me con il nostro Marco indimenticabile Magalotti, e sono state tantissime le trasmissioni registrate in tutti i luoghi in cui c'era il lavoro di una volta, quello dei campi, il lavoro della fatica, quella generazione che era avvezza a sudare, purtroppo in molti casi, che faceva tanta fatica e raccoglieva anche poco. Però una comunità, che è quella della Romagna, che ha sempre dato il meglio di sé. Chi non ricorda quando ci furono le bonifiche dell'Agro Pontino, chi andava giù allora? Andavano giù i romagnoli perché erano avvezzi a fare le bonifiche nella bassa Ravennate. Ecco, noi oggi vogliamo ritornare su questo tema, un tema in cui vogliamo raccontare di quest'anno, di com'è andata e di quest'anno quali sono state le novità. Il 2013 è stato un anno veramente straordinario, è un anno in cui c'è stato tanto sole, abbiamo subito in parte, stiamo subendo ancora la crisi idrica, però è stato un anno in cui ci sono state delle eccellenze, pensiamo alla raccolta dell'uva, una raccolta che è stata
di qualità, una raccolta in cui non c'è stata tantissima quantità, ma veramente importante. Sarà un anno che verrà ricordato nelle enoteche della nostra terra. E poi è stato un anno straordinario anche perché c'è stata ultimamente la raccolta delle olive. La raccolta delle olive è stata non abbondante, ma anche in questo caso è stata di altissima qualità. Quindi è un anno che ce lo ricorderemo anche da questo punto di vista. Questi giorni si sta preparando la terra, e si sta seminando, aspettando che arrivi la pioggia e che con sé porti la possibilità appunto di avere il prossimo anno anche abbondanti raccolti nei nostri campi. C'è una tradizione, che è una tradizione che è anche quella religiosa, che non deve essere dimenticato nella nostra terra, nella nostra Romagna, nel territorio riminese. Ogni anno si sviluppa anche con alcune iniziative, che sono quelli della giornata importante dedicata dedicata alle tradizioni rurali. Ne parliamo con Don Tarcisio, è proprio la giornata del ringraziamento. Buongiorno a tutti voi. Mi fa piacere, Tiziano, che ricordi questo fatto, questo evento, dove una volta il mondo rurale, purtroppo io non ho più il piacere e la gioia di condividerlo perché ormai la mia zona è diventata un po' cittadina, no? Però sono ancora molte le persone che sono legate a questo mondo rurale e ricordano davvero con tanta gioia questa giornata famosa del ringraziamento, dove alla fine dell'anno ci si trovava per dire grazie al Signore per tutto il raccolto che si era fatto durante l'anno. Oggi è fatto ed è vissuto in una forma un po' più ridotta, un po' meno, no, festosa, però ancora credo sia giustissimo ricordare questo momento, no, per dire grazie al Signore di tutti i raccolti buoni e belli che si dona durante l'anno. Quando andavamo a scuola, nelle elementari, io ho fatto le pluriclassi su a San Paolo, no? Mi ricordo c'era un'immagine bellissima, era l'immagine del contadino che seminava e della moglie che lo accompagnava in questa semina. Quindi un racconto di una famiglia che era legata alla terra e che da quella terra tirava il suo sostentamento, pur con tanta fatica. E in molti casi questa cosa molti ragazzi, molti giovani non la conoscono, però noi vogliamo farle ricordare con i nostri racconti, perché è fondamentale. Non a caso noi siamo qui in una realtà dove
il 12 di novembre ci sarà la giornata del ringraziamento a Scavolino e il 19 ci sarà anche San Leo, ma anche altre realtà stanno facendo iniziative di questo tipo. È un po' un attaccamento ad una terra, forse ad un mondo che è radicalmente cambiato rispetto, certo, al passato, ma che una volta era il segno della fatica e del ringraziamento per quello che veniva dato. Guarda Tiziano, ne parlavo proprio oggi in una famiglia, là dove si andava a considerare, no, il mondo rurale di un tempo, no, che oggi purtroppo non è più così, oggi il mondo rurale è affidato alle grandi aziende, ma provate a pensare una volta alla famiglia, io lo ricordo molto bene questo, no? Viveva della campagna, no? Pensate, la campagna segna le stagioni, segna il tempo, lega la presenza dell'uomo in mezzo alla natura, contatto con la natura. Prova a pensare come, no, la campagna scandisce il tempo, le stagioni, i frutti, come la gente si adattava proprio a una vita dettata e regolata proprio dal campo, no? Dai prodotti del campo. Io credo che sia davvero bello, fate una cosa bellissima ricordare questo mondo che purtroppo oggi, ripeto, come dicevi tu, ha subito tanti cambiamenti, ma che bella cultura, noi siamo un po' ancora i figli di questa cultura, che io personalmente ricordo con molta nostalgia, ricordo la bellezza di questa armonia che c'era nelle famiglie, perché non si stava chiusi in casa, quindi si stava sempre all'aperto, ognuno poteva mettere a frutto le sue capacità, nelle competenze che aveva, il contatto con la natura, oppure guardare solo un chicco di grano che spunta, cresce, nasce, no? L'idea della vita che cresce, che bello che era sto mondo. Non dimentichiamolo, fate molto bene a ricordarlo e secondo me chi di voi ancora ricorda i vecchi tempi credo che possa gioire e condividere con voi la gioia di questo mondo che volete ancora salvare, fate bene a farlo. Vogliamo riproporvi un'antica tradizione, quella della scampanzeda. Cos'è la scampanzeda? La scampanzeda è una modalità perché durante le feste più importanti suonassero le campane in un modo particolare. E bisognava tenere ferma la campana e il battacchio, cioè il batok, doveva essere battuto con la mano direttamente da chi suonava le campane. E pensate che i campanili sono stretti, è anche fatica andare, pensate anche il sacrificio e la fatica che ha fatto Mario Lugli per arrivare fin lassù e riprendere questa tradizionale scampanzeda che vogliamo. È un mondo in cui c'era un elemento di fondo che era quello della solidarietà, era quello del soccorso verso coloro che erano in difficoltà. Io ricordo, questi erano i tempi in cui si iniziava anche a fare i lavori nei campi per evitare che ci fossero, anche nel caso di piogge intense, i fossi famosi, e quindi c'erano anche coloro che non avevano magari le braccia, c'erano i vicini di casa che andavano a aiutare per fare questi lavori gravosi e soprattutto la bellezza del raccolto. Quando c'era il raccolto era un momento importante, si gioiva perché quando c'era la battitura del grano striava fuori la miglior boccia di vino, striava fuori, no? che vi infiltrede, erano delle feste vere e proprie perché era il momento in cui ci si ritrovava come famiglia e come comunità. Ecco, questo è quello che nella civiltà odierna, diciamo così, nei costumi odierni si rischia di perdere, però credo che ci sia sempre un filo di speranza. Ce lo auguriamo proprio, anzi io lo faccio con tutto il cuore, l'augurio a tutti voi di venire per la Romagna a mantenere queste tradizioni. È certo che oggi la famiglia di cosa vive? Babbo, mamma, un figlio, punto. Una volta si era due famiglie insieme, tre famiglie insieme, erano delle piccole comunità. Per non sbagliare i nomi partiva Igiva primo, secondo, terzo e quarto. Esatto, che bello che era questa cosa, no? Oggi purtroppo non le abbiamo più queste cose. Io penso che possiamo trovare delle forme diverse, però indubbiamente quando uno pensa al passato, io quando penso alla mia realtà di famiglia, noi in casa mia eravamo in 12, io sono nato in una comunità. E quindi mi è facile vivere oggi in comunità, no? Perché da piccolo, fin da piccolo ho imparato. Oggi un bambino nasce col babbo e la mamma, quanto c'è?
per cui non ha quegli elementi per una vita comune, boh, li apprenderà in altri modi, nelle società sportive, che ne so, nei gruppi parrocchiali, che ne so, però ovviamente la situazione è diversa, è cambiata. Lo sai dentro di me, ricordi che raccontano di storie lì nel mio cuore. Spunta l'alba, canta il gallo, ti risveglia col suo canto, amor mio, t'amo tanto, ci risveglia per fare l'amore. Incomincia la giornata quando il gallo l'ha cantata, col sereno sorge il sole che ci dà tanta felicità. Canta, 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 la Romagna c'è gal cantare. Canta, 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 per svegliare le cuori ogni ben. Tu canti tutti i giorni la speranza di vecchi e bambini di sentirsi più buoni e vicini. Ricordi che raccontano di storie lì nel mio cuore. Torno indietro ed è così. Dopo aver parlato con Don Tarcisio dei lavori dei campi, di quelli che sono i prodotti che vengono poi portati sulle nostre tavole, abbiamo voluto fare una visita all'interno della chiesa del villaggio Primo Maggio. Questo era un luogo in cui c'erano contadini, c'erano le case rurali di una volta, c'erano i mezzadri che lavoravano questi terreni. Oggi è una, diciamo, un agglomerato anche di abitazioni, di comunità, che ovviamente è una situazione diversa rispetto a quella che c'era decine di anni fa. E però è una comunità che si ritrova in questa parrocchia del villaggio Primo Maggio, è una parrocchia che quest'anno ha avuto anche un'iniziativa straordinaria.
quella di, e la vedete dietro le mie spalle, quella di realizzare con i maestri della ceramica di Faenza un'opera bellissima, un'opera che però ha un forte legame nella fede e nella tradizione di questa comunità. Don Tarcisio, come mai questa iniziativa con questa bellissima ceramica che è rara trovarla di queste dimensioni? In effetti si tratta di un pezzo veramente unico per ora, perché la quadratura di quest'opera è di 48 metri quadri, un'opera veramente grande. Chi conosce un po' l'arte, no? Non è facile, no? Creare una cosa così grande, così maestosa. E noi ne andiamo fieri di questa cosa, perché ci abbiamo lavorato per un sacco di tempo. La cosa Tiziano è partita così. C'era proprio il desiderio di rendere questo luogo un luogo accogliente, bello, no? Chi è che non pensa, no, ad abbellire la propria casa? E allora chi è quel parroco che non pensa di abbellire la propria chiesa, no? E così siamo andati a ragionare, a dialogare, e abbiamo detto: ma andiamo a provare ad abbellire questa chiesa per renderla un luogo più accogliente, più portato alla fede al Signore. E siamo partiti dalle vetrate. Le vetrate sono state il nostro primo impegno, ci sono state persone generose che hanno contribuito e siamo riusciti a realizzare questi bellissimi vetri che voi vedete, queste vetrate meravigliose. Siamo andati fino a Faenza a cercare questo artista che abbiamo conosciuto, un certo Goffredo Gaeta, veramente un uomo capace, un uomo competente in questo, ed è lui che ha fatto per prima queste vetrate. Poi abbiamo scomodato Fidenzio Basso, non so se lo conoscete, di Rimini, un grande scultore che ha fatto questi pezzi di marmo, e poi abbiamo detto: continuiamo ad abbellirla ancora di più, perché la gente, vedendo la Chiesa Isabella, diciamo: cosa possiamo fare ancora di più? E è venuto fuori l'idea di dire: andiamo a mettere un segno evidente che sta parrocchia, sta chiesa è dedicata alla Madonna, no? Abbiamo evocato un fatto storico. Chi entra in questa chiesa, soprattutto chi fa parte di questa comunità, dovrebbe saperlo. Vale dire, andiamo negli anni 60, dopo il Concilio, il Monsignor Bianchieri, che tu hai citato, Monsignor Emilio Bianchieri, che è il vescovo di Rimini allora, aveva partecipato al Concilio Vaticano II, quel grande evento della Chiesa che ha veramente, no, creato un cambiamento radicale, una vera rivoluzione copernicana, come si suol dire, della vita ecclesiale. Aveva partecipato proprio a questa commissione sulla Chiesa, dove l'ultima parte del documento, Lumen Gentium, che noi abbiamo, parlava proprio di Maria. Come l'hanno definita, l'hanno chiamati i padri conciliari? La madre della Chiesa. Allora abbiamo detto: benissimo, come mai noi portiamo questo titolo? Siamo andati a vedere nella storia e siamo andati a ricordare un fatto realmente accaduto che qui l'immagine rappresenta, cioè quando Bianchieri, tornando da Roma, dal concilio, disse a Don Valerio, che era il primo parroco di questa chiesa, lui che aveva costruito questo edificio: perché non la nomini, non la dedica a Maria col nuovo titolo conciliare madre della chiesa? E così abbiamo fatto, perché Don Valerio accettò questa proposta del vescovo e intitolò proprio questa chiesa a Maria, madre della chiesa. Se voi guardate bene questa immagine, rappresenta proprio questo. Da una parte c'è la Chiesa di San Pietro, il Vaticano II, dove è stato celebrato il Sinodo, tutta la teologia che il Vaticano ha, no, formulato sulla Chiesa, l'idea di popolo, l'idea di comunità, e soprattutto questo vescovo che affida a Maria proprio la Chiesa, non solo la Chiesa di Fizio, ma la comunità del Villaggio Permanente, alla Madonna, che come vedete è mamma, perché porta in sé un bambino, meglio, un ragazzo porta in sé. Gesù non è il bambino del Natale qui, come di solito Maria viene rappresentata, ma qui Gesù è adulto, perché la Chiesa che Maria rappresenta, di cui è madre, è la Chiesa di quelli che hanno già scelto di vivere nella fede, no? Per cui Gesù è un ragazzino. Si fa pensare, quando era là, diceva il Monsignor Paolo Di Nicolò, che ha inaugurato si faceva andare a pensare quando Gesù è andato al Tempio, fra i dottori del Tempio, disse che li ascoltava e li interrogava, è già un ragazzino adulto. Quindi Maria è mamma di gente adulta che ha aderito alla fede. Porta con sé questo mondo con la croce sopra, perché lui è il Redentore, e quindi Maria è la mamma del Redentore, quindi la corredentrice della salvezza, no? E soprattutto a fianco al crocifisso
mi viene da ridere perché una signora mi ha detto: "Don, cosa sono quei due tondi lì vicino a Gesù in croce?" In realtà non sono due tondi, sono il sole e la luna, che ricordano le grandi iconografie dell'alto medioevo, del Rinascimento, quando pensavano su Giotto, quando avevano proprio di fianco a Cristo crocifisso il sole e la luna, perché Gesù è il sole perché ridà la vita, quindi lui è il sole della giustizia, e a fianco c'è la luna che invece è più nera, più tenebrosa, che è il male, che nonostante Cristo abbia vinto sulla morte, in realtà ancora rimane ed è presente nella nostra vita. Chiunque entra qui e guarda questa immagine di Maria, così me l'hanno detto, rimangono colpiti, perché quando si rivolge a Maria come mamma, è come quando uno si rivolge alla sua mamma, no? Si sente proprio figlio, quindi c'è questo proprio senso di figliolanza che in questa chiesa, con questa immagine che voi vedete, davvero si sente e si avverte. Vi invito a venirla a vedere e forse a fare questa esperienza di chi si sente figlio. È stato ricordato Monsignor Emilio Bianchieri, un grande vescovo della diocesi di Rimini e il primo vescovo che fece addirittura una lettera ai suoi cittadini perché ci fosse attenzione rispetto ai temi del lavoro. Assieme a lui c'era un grande collaboratore, Don Luigi Tiberti, indimenticato, e una persona che si è prodigata per favorire anche condizioni di lavoro, per evitare lo sfruttamento del lavoro, come avveniva ai primi tempi anche quando c'era. Anch'io ho iniziato a 12 anni a fare le prime stagioni al mare. E quindi un prete tutto sommato pienamente all'interno del Concilio Vaticano II. E soprattutto voglio ricordare anche un aspetto fondamentale, la sua bonomia, il fatto che era una persona che ha fatto crescere anche una comunità, penso ad esempio quando c'era la GIOC, la Gioventù Operaio Cristiana, ma tante altre anche esperienze che erano legate al tema del mondo del lavoro, come lavorare e come soprattutto creare condizioni anche di lavoro, perché molte volte anche si rivolgeva agli imprenditori stesso. Ecco, questa è stata anche l'occasione per una grandissima iniziativa dove addirittura ha partecipato anche il sindaco di Faenza. Certo, sono giunti proprio il giorno dell'inaugurazione, che è stato il 15 di ottobre, è venuto appositamente un vescovo da Roma, Monsignor Paolo Di Nicolò, l'ex prefetto della Casa Pontificia, che ha seguito un po' tutta l'opera e è lui che l'ha spiegata, l'ha descritta, e con Goffredo Gaeta di Faenza, che la sua Faenza è molto famosa, hanno portato giù il sindaco, vice sindaco, rappresentanti addirittura del comune, dell'assessorato alla cultura, diversi architetti, perché quest'opera effettivamente, vi dico la verità, almeno da loro è stata accolta come una cosa grande, bella. Io spero che anche Rimini sia accolta così, no? Adesso non presumo chissà che, però se uno vuole veramente venire a vedere, la chiesa riminese si avvalla di un elemento bello, secondo me, di quest'opera che ci hanno consegnato e ci hanno donato. La chiesa riminese si arricchisce di una bellissima opera e mi sembri molto soddisfatto per molto, la tua parrocchia. Molto, 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 molto. Era un sogno di abbellire questo luogo, perché inizialmente forse aveva qualche aspetto da curare e l'abbiamo fatto in questo tempo. Era un sogno quello di caratterizzare appunto questo luogo come un luogo dedicato a Maria, così come la chiesa, come la parrocchia porta il titolo, no? E un cammino lungo di diversi anni che oggi davvero coroniamo con una gran festa,
e con la gioia che portiamo nel cuore per quest'opera meravigliosa che siamo riusciti a fare. L'ha scolpita in un tronco di abete un bel pastorello. Dall'altare di quella cappella le guarda la valle. Poi qualcuno colori e pennello l'ha un dipitturata. Ora è simbolo d'ogni viandante che passa di là. Madonnina dai riccioli d'oro, stai pregando su dimmi per chi? Per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo. Tu d'estate sei lì sotto le sole, sentiero. La Madonna dai riccioli d'oro non c'era mistero. Dalla nicchia deserta mancava quel dolce tesoro. Un viandante che passa davanti pregar più non può. Madonna d'oro, stai pregando su dimmi per chi? Per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo. Tu d'estate sei lì sotto le sole, nell'inverno tra il gelo e la neve, ma il tepore della primavera circondata. Ricordi che raccontano di storie lì nel mio cuore. Torno indietro ed è così. Soprattutto in Salieri. Esatto, soprattutto in Salieri, dopo il grande lavoro che aveva bisogno di parecchia medovre, che poteva essere che so, la battitura, la sfugliarella, oppure la grammatura della canva, perché qua coltivavano anche la canva. Dopo il lavoro che lei, siccome chi ne era bisogno stracabasta, i cantevi si baleva. Benissimo, allora siccome che siamo qui avevamo i balerem, direbbe che fai balè naturalmente. Allora potrei essere un principio con un bal che è più vecchio
E più romagnolo tot, questi è Triscon, che è l'ora di tradurre il titolo, ma è in crisi, con l'italiano, con il francese, con l'inglese, con il tedesco. E quindi, al dialetto si è introdotto Brisa. E Triscon, è una canzone accompagnata da un bal, o se preferì, un bal accompagnato dalla canzone. E la conta agli avventuri amorosi, del Zovan Bouver, perché in tal nostra vecchia quattro campagne, o era di Bou, che era una maraviglia, il famoso Bou romagnolo. Bien come un monumento, con due occhi che erano dulce come soccer, o con dal corno che gli era lunghi e c'è. E allora bisognava essere zuven e svilt. E zuven e svilt significava non che aveva poco baioc. Troppo poco per maridesi, troppo bel per non piacere al don, e loro si arrangeva passando alla cletra. Ecco perché questi amici Triscon. L'inaugurazione di questa importante opera, veramente un'opera di artisti, di persone che si sono dedicate col cuore e hanno rappresentato questa realtà. Tre anni a pensarla e a realizzarla. È stata anche quella del momento conviviale in cui c'è stata un'importante partecipazione anche non solo del sindaco ma anche di quasi un'intera giunta, insomma. E la cosa interessante che posso aggiungere è che quest'opera non è stata una cosa mia o di qualcuno, ma tutta la comunità è stata coinvolta fin dall'inizio, perché io ho puntualmente aggiornato la comunità su questo che facevamo, no? Per cui giustamente alla fine, all'inaugurazione abbiamo fatto festa e abbiamo concluso con un bel pranzo fatto insieme, come di solito facciamo da noi, perché il momento spirituale poi continua e si prolunga nel momento conviviale. È stata una festa bella, veramente. Sono venute anche diverse persone, il vescovo è rimasto con noi,
un momento veramente bello, perché accanto allo spirituale ci sia anche, no, come dire, il sociale, la fraternità, insomma, ecco. Dicevo sempre Tonino Guerra, la bellezza salverà il mondo, e quindi l'arte da questo punto di vista è fondamentale per salvarlo. Indubbiamente, io credo che tutti, almeno per ora, se così posso dire, tutta la gente del villaggio è molto contenta di questa cosa, e lo diciamo proprio con un po' di onore, siamo contenti di aver fatto una cosa così bella, no? Bisogna lasciare un segno nella storia, nel cammino della vita. Noi penso che abbiamo lasciato non solo alla Chiesa, ma anche alla cittadinanza di Rimini, no? Queste cose belle. Si sappia a Rimini che al Villaggio Promaggio c'è un'opera bella, un'opera artistica che abbiamo voluto realizzare non solo per noi, ma per tutta la cittadinanza. E scendi qui a Sant'Arcangeli per la Fiera San Martin, amputimi, non fai una visita a Marchi. Fra l'altro, sti di, gli ha detto sì, in giro, guarda che Marchi l'ende in pensione, va là, detto stare a scherzare, Marchi non può essere andato in pensione. In effetti, l'artigiano non va mai in pensione. Fa fatta di andare in pensione, però il corle non è sempre qui. Quindi noi la continuiamo. Adesso ho la fortuna che i miei due figli, un maestro e una femmina, e continua il lavoro che il mio lavoro e che me come ho fatto me continuando il lavoro di mio padre e di mio nonno. Questo è un mangano che l'antichismo, insomma, è un pezzo che sforna le stampe ruggine, come si sì, è mangano, è un pezzo sonico che sembra di una tecnica antichissima. Gli antichi romani lo trovavano e non avevano il privilegio davai neon ancora a Sant'Arcangeli del 1600, che lavora e fa il lavoro a stiratore della canva, perché la canva antica di nostro contadino, dei nostri doni di campagna, è una taglia dura, la doveva durare e la dura tutta la vita. E Mangan sai che fa una red morbia e lascia e dendi e pregi la davai, insomma. Paese mio, sei bello fra rose e fior, io non ti lascio mai, perché lontano da te vorrebbe dire forse morire un po'. Di giorno a lavorare, di sera al vecchio bar, gli amici sono là, si fa la partita, e giù nel borgo c'è qualcuno a passeggiare, chi amorosa va a fare l'amor. Paese, paese mio, paese caro al mio cuor. Il simbolo per eccellenza della Romagna è chiaramente la cavea. La cavea è stata raccontata in tanti modi, e qui al Museo Etnografico di Sant'Arcangelo c'è una collezione veramente straordinaria che fa vedere anche qual era l'arte, la passione che si metteva in questo attrezzo. Intanto aveva un significato, Annalisa, questo? Sì, prima di tutto la droveva partner ferro met maun, la perga, o de car, o de parghè, per fare in modo che un anno e sino a 20 la steva la cavea proprio tra e zug e tmon. E poi naturalmente, insomma, aveva anche una specie di frenete, credevo. Sì, una frenete. E quindi, come si dice, we are tentusensi, li chiedi, ma questo è l'advente sembo della nostra Romagna. Quando vieni i burlati, i ragazzi, i te domanda ma cosa serviva o no? Ai Egemneo, insomma. Ai Egemneo. Un so cum fniva mai, cum fniva mai. Dopo un son
campagna la sedesta e mi galla alzè la testa, la cantè chirichichi, chirichichi. E mi galla alzè la testa, la cantè chirichichi, chirichichi. Piena come par un re, al finestri d'l'amica. Tu la rema, la più bella, bella, strappa i fior cut pisa te, che al formigli al nadan tre. A maniera intlamica. Invarneda l'è finita, ma l'è venuta d'lè traneva, claia quere in cala seva, despembien le tot fiori, le tot fiori. Hai a cuore in cala seva, despembien le tot fiori, le tot fiori. Tu la rema, la più bella, bella, strappa i fior cut pisa te. Alcuni angoli hanno una loro dedica particolare a quelli che erano mestieri, ma mestieri che erano fondamentali per la vita dei contadini, per la vita rurale. E uno di questi sicuramente era quello del fabbro. Il fabbro era colui che, grazie alla forza del fuoco, alla sua maestria, alla sua capacità di plasmare il metallo, e utilizzava tutto questo per trasformarla in oggetti fondamentali per l'uomo. Abbiamo detto prima dal cavei, no? Ma quello era un oggetto che serviva per Fermè et Mon, Sedug, ma soprattutto anche per Fevaeda quale clera anche la forza di una famea tramite diciamo, l'elaborazione anche di questi bellissimi oggetti. E tramite il fuoco e quindi tramite la forgia che alimentava questo fuoco si creavano gli oggetti più importanti, da quelli che servivano per il lavoro nei campi a quelli che servivano anche per i lavori nella cantina, quelli che servivano per fare chiaramente tutti gli attrezzi, gli oggetti più importanti per poter vivere e non solo sopravvivere. E questo è un angolo che noi vogliamo mostrarlo, perché era qui che oltretutto si trasmetteva il sapere degli anziani, il sapere degli adulti ai ragazzini che venivano avviati alla bottega. Quando chi partiva, i burlasti, partiva dalla forgia, doveva pedalare lì e imparare lì, poi pian pian doveva rubare mestiere. Significava rubare mestiere, apprendere il mestiere senza chiedere tanto. Poi dopo, nel momento in cui uno iniziava ad apprendere in questo modo, allora piano piano veniva a conoscere quali erano i segreti di questa area, di questa arte misteriosa ma importantissima. In Romagna un alimento che ci distingue da tanti altri è quello della piada. La pieda, la pie, come si chiama anche verso la Venien, diciamo la base dell'alimentazione della Romagna. E oggi è diciamo, esportata non solo fuori dalla Romagna ma anche fuori dai confini dell'Italia. Però per fè la pieda, per cos la pieda,
Non è facile, adesso ci sono le teglie già quelle preconfezionate, quelle di metallo, una volta invece ci voleva, c'era la teglia di argilla, quindi abbiamo una, tante che vengono fatte, e nel Riminese in particolar modo c'era una località dove le teglie ancora oggi vengono, erano prodotte, ancora oggi vengono prodotte. Monte Tiffi è una, nell'entroterra, proprio nell'alta vallata dell'Uso, e c'è una bellissima pieve anche romanica, ci siamo andati qualche anno fa con il Zir per la Romagna, e qui c'è un'argilla particolare che fa sì che queste teglie siano le più pregiate, perché sulla base di questa argilla, ovviamente mettendole su un fuoco costante, si riesce ad avere la migliore cottura. E quindi l'angolo che è stato qui predisposto nel Museo di Sant'Arcangelo racconta anche di questa importante produzione e lavorazione fondamentale per questo nostro alimento principale. Ecco, noi ringraziamo di essere stati insieme a noi in questa trasmissione di In Zir per la Romagna, dove abbiamo voluto parlare della nostra terra, delle nostre tradizioni, del lavoro dei campi che ancora oggi c'è, anche se in modo diverso rispetto a prima, molto più meccanizzato, molto più, diciamo così, anche molto meno faticoso rispetto al passato, però pur sempre un mondo che ci appartiene, quello rurale, quello del lavoro nei campi, ed è un mondo che da 40 anni con In Zir per la Romagna continuiamo a raccontare. Vi ringrazio insieme al regista cavalier maestro Mario Lugli, a Sfiden Steltad Menga. Grillo disse un giorno alla formica: il pane per l'inverno tu ce l'hai, cos'è che fa girare la filanda? È chiaro, sono quelle come me. O campagnola bella reginella, una casetta avevi in Canada, e cantiamo le canzoni di una volta tra papaveri e fiori di lilla. Canzoni di una volta che ha fatto la nostra storia, pane, vino, Marcellino, Marameo, ma canzoni di una volta, la 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 la, lassù sulle montagne la Montanara, ma canzoni di una volta che ha fatto la nostra storia. Monella passa e va, quel mazzolin di fiori profumato, amore te lo voglio regalare. Oh mamma mia, dammi 100 lire che io